Bentornati a Nerd Play, speciale carnevale. Oggi qui con me, come al solito, Defend. Siamo anche visto per carnevale, abbiamo cambiato le divise, nuovissime. Nuovo anno, nuove Belle. Divise. Io sempre rosso. Il tavolo è cambiato colore. E oggi vi presentiamo il gioco da tavolo Incognito, un altro gioco da tavolo squisitamente italiano, dell'Ares Games, in collaborazione con la Red Glove. E niente, adesso ti spiego come giocare, come al solito, apri pure la scatola. Perfetto. Ah, sa di laguna veneziana. No, non puzza così tanto. Pronti, abbiamo come al solito apparecchiato il tavolo a tempo di record, abbiamo un tabellone molto colorato, un mucchio di pedine colorate, abbiamo questo affare che sembra uscito dal film Atto di Forza e abbiamo dato a ogni giocatore delle carte, sì, che mi spiegherai poi dopo, ma ho visto che ce ne abbiamo delle altre qui messe da parte, esattamente. Esatto. Allora, spiegami queste qui con questi disegni di questi quattro tizi loschi di brutto. Allora, all'interno del gioco, come vedi, ciascuno è stato abbinato ad un colore e ogni colore ha quattro pedine sul tabellone. In realtà, nonostante le possa usare tutte, solo una di queste quattro sarà la tua vera pedina, la tua vera identità. Fra quella bassa, quella magra, quella alta e quella grassa. Quella carta lo stabilisce in funzione del travestimento che ci ha disegnato sopra. La ricevi all'inizio della partita. Perfetto. Segretamente. Vedo poi che ci sono invece delle altre carte con dei nomi. Sì, quello invece sarà il personaggio che segretamente interpreteremo all'interno della partita. E sono divise in due coppie. Da una parte abbiamo Mr. X abbinato a Madame Zazà, dall'altra invece abbiamo Lord Fiddlebottom in squadra con il colonnello Bubble. Ok, fantastico, è bello avere delle coppie gay. Poi abbiamo invece delle carte, beh, queste sono più semplici, mi sembra, c'è scritto ABCD. Quelle in realtà sono tra le più importanti perché stabiliscono qual è la tua missione, perché questo gioco si fa a coppie, in base al personaggio che hai ricevuto sei abbinato all'altro giocatore e questi due giocatori dovranno cercare di capire qual è la lettera dell'altro per decifrare qual è la missione segreta, perché siamo delle spie a Venezia, dobbiamo fare qualcosa di nascosto, di segreto a tutti quanti. E questo ci dirà che cosa, qual è la combinazione vincente. Ok, ma qui adesso ti ci voglio. Visto che hai fatto tanto il brillante, si gioca a coppie. Siamo in due. E dove andiamo a sto gioco? Sono sempre un passo avanti a te. Proprio per questo ho invitato per questa puntata specialissima due ospiti dal United States of America. E precisamente il mio caro amico Mr. George Clooney. Grazie di essere venuto, George. Un amico. Ama l'Italia. E insieme a lui Mr. President Barack Obama. Grazie Barack, nonostante gli impegni ha voluto essere qui con noi, grazie mille. Ottimo, bello. Abbiamo due ospiti d'eccezione. Cavoli. Ok, siamo pronti a partire. Sì. Allora, inizia tu che sei quello che conosce le regole, poi andiamo in senso orario, immagino. Mi dispiace signor presidente. Sorry, ma Barack. Sarà l'ultimo a giocare. Ok. Cosa bisogna fare all'inizio del turno? Vai. La prima cosa che devo fare nel turno è coinvolgere il fantasma della profezia. Sostanzialmente sostituisce i dadi e con le sue palline mi dice quali sono i movimenti che posso fare. Vai, scuotilo. Ok. In questo caso ho totalizzato una pallina bianca, un arancio e un'azzurra. Come potete facilmente intuire, le palline arancio permettono di muovere una delle mie pedine, in questo caso una gialla, di un percorso arancio. Quella azzurra di un percorso tratteggiato in azzurro, cioè di acqua. Il bianco è un jolly, quindi posso scegliere uno dei percorsi a mio piacimento. Posso farlo con la stessa pedina o con più pedine. In questo caso decido di farlo tutto con la stessa. E questa facciamo un movimento arancione, il jolly per un altro arancione e con l'azzurro vado a incontrare la pedina verde. In questo modo potrò fare una domanda a George chiedendogli di ricevere degli indizi sulla sua identità o sul suo travestimento.
Io scelgo travestimento. In questo modo, Giorgio, dovrai passarmi tre carte, due travestimento e un'identità, e almeno una delle tre dovrà essere corretta, ovvero corrispondere alle tre carte che ti sono state date all'inizio della partita. Io riceverò le tre carte che hai scelto, le potrò annotare sulla mia scheda e quindi otterrò degli indizi sulla tua identità o sul tuo travestimento, ovviamente. Fammi vedere che cosa hai scelto. Perfetto, le annoto sulla scheda. E ovviamente ti restituisco le carte. Ora, per concludere il mio turno, devo spostare la pedina verde, perché in questo gioco due pedine non possono mai terminare il turno nella stessa casella. Per riposizionarla io scelgo semplicemente una delle caselle libere del tabellone e la posiziono lì, ad esempio in questa posizione. Hai finito? Sì, ora è il tuo turno. È la mia volta? Sì. Vai. Bel rumore. Perfetto. Allora, io ho ottenuto un rosso, un bianco e un nero. Allora, il rosso e il bianco me l'hai spiegato, il nero sì. Cosa ci faccio? Il nero interagisce con la pedina dell'ambasciatore, che è l'unica che ancora non abbiamo visto. Maledetto ciccione, ok. L'ambasciatore è una pedina speciale che, se incontrata da una delle tue pedine, ti permette di fare una domanda particolarmente potente a uno di noi. Poi ti spiegherò come funziona se riuscirai ad incontrarlo. Ah, ma guarda, allora, se ho capito bene, la mia pedina, io sono il rosso, si muove utilizzando l'arancione fino a qui. Ok. Il bianco come jolly fino a qui. Bravissimo. E a sto punto il nero lo uso per spostarmi l'ambasciatore qui, va bene? Molto bene. In questo caso puoi scegliere uno qualunque di noi avversari e, come al solito, indicare identità o travestimento. Al contrario di prima, però, ti giocheremo solo due carte, entrambe del tipo che ci hai richiesto, e come sempre una deve essere corretta. Perfetto, allora a te, dammi un'identità. Allora, fammi scegliere l'identità da darti. In questo caso io ti dico che sono o questo o questo. Prego. Perfetto, quindi io ricevo, so che una di queste due sicuramente è corretta. Giusta, me le segno entrambe. Perfetto. Ottimo. Ok, e a questo punto ti ridò le carte e tocca a George. E devi riposizionare anche in questo caso la pedina dell'ambasciatore. La pedina dell'ambasciatore è un pelino particolare, non su una qualunque casella libera, ma o sulla casella di partenza dell'ambasciatore o su una di quelle colorate. Ok, allora, visto che mi piace tanto, direi che la mettiamo qui sempre vicino, o su una di quelle colorate, vicino a uno dei miei personaggi. Ok, George, vai. Allora, come al solito, lancia il mischia colori. Bel rumore, dai, muovi. Ok, muovi la tua pedina. In questo caso hai incontrato la pedina rossa, quella di Defend. Scegli pure che cosa chiedergli, cosa vuoi. Ah, il travestimento? No, l'identità, ok. Allora, fammi vedere un po' le carte. Pronti. A posto? Ottimo. Direi che adesso mi riposizioni la pedina e poi può procedere il nostro presidente. Sì. Ok. Prego, presidente. Allora, mischia colori, bel rumore. Sì. Ok, abbiamo una pallina nuova che non abbiamo ancora visto, la viola. La pallina viola. La pallina viola è l'ultimo movimento speciale. Permette di muovere esattamente come una pallina jolly, ma a differenza del solito dove muoviamo la nostra pedina o al limite la pedina dell'ambasciatore, qui possiamo muovere una qualunque pedina avversaria. Quindi può scegliere una verde, una rossa o una gialla, presidente. Ok, ragazzi, tutto questo è servito per cercare di capire chi è chi. In questo caso io sono Mr. X, il mio obiettivo è cercare di capire chi degli altri giocatori è Madame Zazà, e secondo me è Barak, dagli indizi che mi ha dato.
Il nostro obiettivo, perché dopo che ci siamo identificati mi ha passato la sua carta segreta, sono riuscito a capire che la missione per noi è quella di acciuffare la pedina di Lord Fiddlebottom, che secondo me è The Fend. E se non sbaglio, la sua vera pedina fra le quattro è quella alta. Attraverso il mio schermo imparo che la nostra missione è appunto raggiungerlo e quindi forse questo turno lo frego. Vediamo un po'. Allora, lancio il mischia colori. Allora, un bianco, un nero, un arancione. Guarda, con l'arancione faccio questa mossa e dico che ho terminato la mia missione. Io dovevo cercare di colpire Lord Fiddlebottom, che se non sbaglio sei tu, e la tua vera pedina dovrebbe essere quella alta. Se ce l'abbiamo fatta, io e Barak, che siamo in squadra insieme, abbiamo vinto. Grande! No, no! Immunità diplomatica! Va bene, anche questa volta è andata a finire così. Comunque, a chi vogliamo consigliare Incognito? Dai. Come avete potuto capire, Incognito è un gioco perfetto se siete amanti della deduzione e del bluff, perché dovrete fare in contemporaneamente entrambe le fasi. Da una parte faccia da poker, cercare di non fare capire chi siete, che cosa state facendo, dall'altra ovviamente decifrare le informazioni degli altri giocatori. Un po' di strategia, comunque molto semplice, alcuni di voi forse se lo ricorderanno perché è stato anche un grande classico degli MB di qualche decennio fa, ora finalmente è tornato disponibile, da tenere sicuramente sott'occhio. E se non avessi degli amici con cui giocare, come faccio a giocarlo comunque? È un'ottima domanda. Incognito è uno dei giochi da tavolo che gode anche di un ottimo porting elettronico, e quindi per chi possiede un tablet o vari dispositivi elettronici lo può giocare anche da solo tranquillamente a casa sua. Mi è piaciuto perché mi è venuta molto spontanea questa domanda, non sembrava preparata. Ok. A questo punto vi salutiamo, grazie per aver visto anche questa puntata, e amico youtuber, se ti stai guardando da YouTube, mi raccomando, metti il like e abbonati al canale. Se invece ci state guardando da Facebook, siete numerosissimi, allora il mi piace e mi raccomando, seguiteci, alla prossima. Se non lo fate per noi, fatelo almeno per Giorgio Obama. 42 N-E-R-D. Di colpire Lord Fiddlebottom, che se non sbaglio dovrà essere per forza giusta, cioè corrisponde. Ti odio. L'ho salvato per vedere. Ma se non almeno falla in là, porco. Con giù.